Ciao ragazzi, prima di iniziare questo video vi volevo intanto ringraziare per l'enorme supporto e l'enorme amore che state dimostrando e che state dando a Rovere, la mia band, e a Freddocane, la nuova canzone. Vi volevo avvisare che su YouTube è uscito il videoclip ufficiale realizzato da Alessandro Murdaca con la partecipazione anche di Beatrice Della Casa, che è stata bravissima e gentilissima. Ci sono io che recito in maniera pessima, c'è Mameli che ha fatto il featuring con noi, c'è Casa Mia, c'è Locomotive dove abbiamo suonato tante volte. Vi lascio qui sotto in descrizione il link per andarlo a guardare, ma lo trovate anche cercando Rovere e Freddocane su YouTube. Chiaramente poi la canzone la potete trovare su tutte le piattaforme di streaming tipo Spotify. E niente, la state veramente spaccando, ma anche il videoclip che è uscito ormai qualche giorno fa, sono contentissimo di vedere che vi sta piacendo molto. Vi lascio a questo vlog montanaro. Che fatica e che freddo. Buona visione. La vedete tutta sta neve? Ma che è? Io per colpa di sta neve non ho nessunissima voglia di affrontare la giornata di domani. Odio la neve. No! È ancora qui la bastarda, ma quanta ce n'è poi? Quanto cavolo ne è venuta giù stanotte? Maledetta! Buongiorno ragazzi. Ieri mi si è scaricato il rasoio mentre mi stavo facendo la barba. Ora va? Sì, ok. So di avere il mio perché così, ma insomma, mi ha brutalmente lasciato a metà strada. E sono rimasto così ieri sera e stanotte, e adesso direi che è l'ora di darci un taglio. Via la barbettina! Fatto malissimo. Voi come state? Tutto bene? Io ve lo chiedo, ma non ho idea di come sentire la risposta. Posso leggere i commenti, ma solo dopo del tempo. E magari non sarete più bene per allora. Non so perché ve l'ho chiesto. Beh, spero stiate bene. E spero che da voi non abbia nevicato. Che fastidiosa. Che rottura di scatole. Via. Vattene via dalla mia macchina. Non ho mai capito quale sia il metodo giusto per liberarsi della neve nella macchina. Tergicristallo, aiutatemi voi. Direzione pappa al ragù a casa di Cesarino, che oggi dobbiamo andare a fare dei giretti. Si è anche laureato suo fratello, quindi gli facciamo i complimenti. E quella di oggi alla fine è una giornata in preparazione alla giornata di domani, giornata in cui probabilmente qualcuno di noi perirà. Quello che dobbiamo fare oggi alla fine è cercare di rendere la morte di qualcuno di noi domani la meno probabile possibile. Buona pe. Andiamo a comprare dei pantaloni perché Tonno ha finito i pantaloni, sta girando nudo da una settimanina No, buona. ma hai già detto che andiamo a fare domani? No. Ah, ok. Dove ci stai portando, Cesi? Fare pole dance. Ok. Fare una prova di pole dance. Ok. No, stiamo andando qua, che è praticamente un negozio dove si riforniscono tutti gli scout di Bologna, che vende un sacco di cose per la montagna. Piccolo grande indizio. Quando facevo gli scout ero venuto qua a comprare tutte le cosine. Non vedo niente. Vedi dei pantaloni, Tonno? No. Ah, io posso anche guardare cose, ma le cose non guardano me. C'è un sacco di roba. Cosa devi prendere te? Devo prendere il palo per la pole dance e poi devo Ma prendere. basta. Una roba così sarebbe super comoda. Guantini e mi servivano tipo dei leggings, ma ci sono soltanto XXL. E non sono ancora a quel punto. Ecco, qui ci sono tutte le targhette degli scout. È da un'ora che smacchineggi, Tone. E non trova lo spalo da pole dance. Alla fine non abbiamo preso niente. Stavo cadendo, non abbiamo preso niente. Andiamo a vedere se c'è un Decathlon aperto che potrebbe avere. Cioè, che questo è un sacco di cose professionalissime. A noi servono cose spicciole che non abbiamo trovato. Io vorrei tipo un passo a montagna. E devo dire che è anche stato saccheggiato perché tantissima gente sta andando a fare esperienze in montagna. Altro spoiler della giornata di domani. In questo periodo, e quindi non c'è veramente più niente. L'unica che è riuscita a trovare qualcosa è stata Sofia. Noi non abbiamo trovato proprio niente. Tra l'altro, dobbiamo andare anche a un Decathlon che è dall'altra parte della città, perché quello qui vicino fa parte di un centro commerciale e quindi è chiuso nel weekend, mentre l'altro è una struttura a sé stante, quindi è aperta. Che nel weekend qui in Emilia Romagna, poi non so da voi, chiude tutto. C'è un gran bel tempo, ma c'è un gran vento che sta salendo e è proprio un vento freddo. Infatti, auguri per domani, auguri! Dopo ne parliamo, però vi dico già, meno 12. Il vlog di domani sarà l'ultimo. Da dove è arrivata sta neve? Non ha nevicato di nuovo? E prima non c'era? Ma seriamente? Comunque, muoviamo in direzione Decathlon. Veramente una toccata e fuga perché alle 6 devo essere in diretta su Twitch ospite di Rubino, che mi farà un'intervista. Probabilmente è recuperabile da qualche parte. Quindi, essendo le 4 e mezza, devo sbrigarmi. In teoria poi, forse sono abbastanza a posto con quello che ho a casa. Devo prendere giusto un passamontagna, provare a proteggermi un po' la faccia e il collo. Mai visto il parcheggio così pieno.
Ok, ho fatto un po' di fila, 5 minutini, ma sono dentro. C'è veramente un sacco di gente. Poi biondo, l'hai trovato? In realtà no, ma sono disperato, quindi ho preso le uniche due cose. Tu stai prendendo roba a caso completamente? No, una è due taglie più di me e l'altro non è quella da. Quindi, perfetto. Vabbè. Ed ecco il passamontagna che cercavo. Subito mio. Ma c'è anche il Cesi. Ciao Cesi. Abbiamo trovato, oltre al passamontagna, sto coso ganzo che sotto ti tiene caldo perché è tipo pile. E sopra invece è un materiale che con la condensa non crea ghiaccio come il pile e ti tiene un po' riparato. Quindi però questo preso. L'hai detto tu. No, me lo diceva sempre mio nonno quando andavamo in settimana bianca, ma sempre proprio. Ok, sono riuscito miracolosamente a trovare circa tutto. Persino una pallina rimbalzina dei Golden State Warriors. Così, era alle casse, l'ho presa. Ok, dovrei arrivare giusto giusto per la live. Ho anche recuperato gli scarponi che erano nel baule della macchina da tipo 3 mesi. Forse anche di più. Dall'ultima volta che siamo andati in montagna, che avevo fatto anche il vlog, eravamo in maniche corte, quindi secondo me faceva caldo. Un passato di tempo. Erano ancora lì. Insieme alla palla, l'asciugamano e i giochi da tavolo da quest'estate. Loro però alloggiano ancora nel mio bagagliaio dalla Puglia. E ci rimarranno probabilmente all'infinito. Ho i capelli che frizzano di elettricità. Se almeno una volta vlog non parlo dei miei capelli non sono contento, eh. Ah, mi sono seduto un attimo sul divano e ho perso la cognizione del tempo. Alexa, accendi la postazione. Sta per iniziare. Alexa, accendi la postazione. Deve iniziare a dire. Mi ero perso. È tardissimo. Mi ero completamente perso. Ho perso la cognizione del tempo. C'ho lo stendino dietro. Bisogna che lo tolgo, sennò fa schifo. E. Arrivo. Ah, eccoci. Sei. Buongiorno. Qua e anche là e anche là e anche ruppide. Allora, ho un sonno incredibile. Non so come arriverò alla fine della giornata di oggi, ma ci arriverò. Sono le 6:12. Tra tre quarti d'ora devo essere all'appuntamento perché oggi, ragazzi, andiamo in montagna. Temperatura prevista meno 12 gradi nel punto più alto. Secondo me non saranno meno 12 dove gireremo noi, perché non arriveremo nel punto più alto del Monte Cusna, seconda vetta dell'Emilia Romagna, dato che ha nevicato gli scorsi giorni. Anche in maniera figa, lo stesso giorno dell'uscita di Freddo Cane della mia band, Rover, ha nevicato. Quindi questo figo, però appunto ci sono state un po' di valanghe. Non saliremo per qui in cima, staremo bassi, faremo un bel giro basso, medio alto, non lo so, non saliremo in cima insomma. Io sospetto comunque che periremo sotto una valanga, ma dettagli. Per svegliarmi a quest'ora, ieri il mio piano era andare a dormire alle 22, che è un orario folle, nel senso che è l'orario in cui inizio a fare cose la sera di solito. Non ce l'ho fatta. Sono andato a letto alle 23 circa e ho preso sonno intorno ai 3:15, mezzanotte, che comunque sono orari tipo da medie per me, d'accordo? Sono quindi abbastanza fiero di me stesso lo stesso, però non ho dormito 8 ore, speriamo di farcela. Faccio lo zaino e partiamo. Sembro più un sub. Dovremmo riuscire a mangiare in un rifugio, però non è detto. Ci hanno quindi consigliato di portare del cibo. E l'unica cosa che ho in casa sono i flauti. Ne prendo un paio. Alla stracciatella, eh? Strade deserte e congelate. Non c'è nessuno! Ragazzi, a proposito, ce l'ho in sottofondo. Andatevi ad ascoltare Echoing the Kings of Leon. Fighissima. Ciube, sei contento che andiamo in montagna? Guarda. Oh! Bene. Buongiorno, Ci vediamo su! Ci siamo fermati perché il panorama qui non è per niente male. Ci stiamo avvicinando, tra mezz'ora siamo arrivati. Ah, stiamo già ripartendo. Niente, qua, falso allarme, ok. Parte la montagna che, come dice Tonno, sembra un pandoro. Sembra un pandorone, tutto bello soffice, mi viene fame. Volevo far vedere la strada ghiacciata, ma siamo appena entrati in un tratto dove invece non è ghiacciata. No, pensavo volessi far vedere Cesare che sbanda. Ma sì, ma Cesare continua a perdere il controllo della macchina. Sì. Non capisco. Mi sa che in tanti hanno avuto la nostra stessa idea, perché siamo in fila sulle stradine innevate per salire. C'è proprio la coda. Siamo fregati. Tone, siamo fregati. Sì. Hai preso il numerino, quello dei... delle poste. Porca vacca. Cioè Cesare è bloccato, che sta venendo spinto per superare la neve. Da degli sconosciuti, tra l'altro. Stanno salendo in macchina con noi. Nel frattempo ci sono dei turbini di neve. Non so se si vedono. Abbiamo parcheggiato, ce l'abbiamo fatta. Ci stiamo preparando. Ciube è ansioso di partire. Ci siamo quasi. Si va. Fra
ti chiedo un favore. Dimmi, fra. Filma un secondo il mio outfit. Certo. Mi sento veramente azzeccato. Anni 90 definirei questo. Molto, molto. Viola arancione, pantaloni arancioni che mi serviranno un sacco per essere rintracciato nella neve quando verrò travolto da una valanga e finirò giù per il dirupo. Mi si vedranno le gambette. Almeno. Vero. Mi sento molto bene, molto sì, figo. Te l'ho già detto che ho avuto una previsione della tua morte. Non te l'ho detto? Tu pensavi di morire. No, no, questa volta l'ho avuto su Nelson, che lo troviamo nella valanga, però cioè che trovo le gambe arancioni, ma lo trovo tutto disarticolato. Nel caso il favore di montare comunque il video, caricarlo. Assolutamente. Chiamarlo tipo titolo? Il grande addio eroico del grande Madonna. Nelson lo youtuber. Va bene, ok. Sembri un cannolino. Che vuoi? Adesso appena ci pigli la mano, poi sì, dopo decisi. Oh, figo. Come vi sentite attaccate alla mia tetta? Sarebbe figo poter girare la telecamera in modo da usarla come GoPro. Invece devo fare tipo Neo di Matrix per inquadrare davanti. Non riesco, mi sono spezzato la schiena. Siamo pronti a scalare la vetta. Sì, Nelson, ma non devi fare un'incursione speciale. No, va bene, va bene. Non riesco neanche a parlare. Sta figo però. Let's go. Partiti. Non solo sono già stanco, ma sono anche già l'ultimo. Let's ciaspolate. Cerco un tutorial su YouTube, torna. Ma come si fa a camminare con le ciaspole? Io non lo so. Ma tu l'hai già fatto? No, non l'ho mai fatto. Sì che l'hai fatto. Beh, cammini normalmente allora. Me le metti tu, Cesi? Le metto io? Sì. Ma non sto capendo neanche io come metterle queste. Ok, ciaspole montate, mi sento veramente disorientato. Non so come si fa a camminare, mi sento tipo... Mi sento un po' pippo. Mi sembra di non saper più camminare. Ci stiamo montando tutti, siamo un bel gruppone, poi partiamo. Sofì, bella. Io e te rimaniamo indietro insieme. Certo. Va bene, patto di fratellanza. Però sembra molto figo, mortale ma figo. Devo dire che già così in salita sulla neve però acquistano di senso. Seppur sia l'inizio. C'è una gran pace. È ancora leggera, ma abbiamo iniziato la prima salita probabilmente. È stato tutto abbastanza pianeggiante finora. C'è Sofia laggiù. Quel puntino nero è lei. L'aspetto. Ai. Qui c'è gente che è passata in sci. Ammetto che fare fuori pista con gli sci mi farebbe paurissima. Ma abbiamo capito che nella vita mi fa paura circa tutto, quindi non sapevo neanche dirlo. Fame. Io continuo a perdere Sofia. Continuiamo a raggiungerci e poi sparisce. Oh, si intravede. Sofì! Tutto ok? C'ha male all'anca, poverina. Gli altri ci stanno abbandonando. Sono già sull'altro crinale. Veramente comodo comunque questo aggancino. Pit stop Ciube, perché gli si forma il ghiaccio sotto i polpastrelli e dobbiamo invasellarlo. Poverino. Ma se gli mettiamo le ciaspole? Sì, andrebbe ciaspolato. C'è veramente tantissima gente. Ora abbandoniamo il boschetto che ritroveremo al ritorno e affrontiamo l'aria aperta. Mi sa che ci sarà un po' di vento ad andare su. Siamo proprio ai piedi. Riposino tattico per il Cesi che in realtà è caduto. C'è un po' di vento, non mi sentirete. Con tutta sincerità io non credo che voi sentiate quello che sto dicendo. Dove dovevamo arrivare? Ciube, ricominciamo a scendere. Andiamo giù. Fa un freddo cane. Ma davvero ci saranno meno 10 gradi, meno 12, un vento pazzesco. Scendiamo. Calmo Ciube. Per scendere stiamo facendo una strada alternativa un po' diversa. Ciao Cesi. Qui stiamo proprio battendo un sentiero praticamente. Ciube sta tenendo botta comunque. Pensavo avrebbe mollato prima. Un po' faticoso scendere. Minchia. Per le ginocchia. Sì, va altro... bello. Poi... Sì, dai, che si scivola un botto. Stiamo tutti sguillando come dei pazzi, rischiamo di cadere. Ho un'autonomia cortissima a livello di vlog, perché la mano che tiene la telecamera è senza guanto e mi si congela. Ma proprio si congela. Sto sperando che Cesare scivoli. Oh, stava per... Ma vai tu a prendere i biscotti. Dai Cesare, scivola. Quella è acqua. Bisogna guardare. Non so mica se voglio farlo. Sto sperando di immortalare qualcuno che cade giù per questa discesa, ma sono tutti troppo attenti. Disagio. Sembra quella puntata di Griffin dove si scordano come ci si fa a sedere. Te la lancio. Come che cazzo dici? Sì, sì, sì. Aspetta. No. Porca vacca. E quindi? Pronto? Non è il sonno. Ma sei un po'. Non è il sonno. Cioè, sì, ce l'abbiamo fatta, incredibile, incredibile. Vai Nelson, senza paura. Bravo, 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 punta, punta, no, punta, Nelson. Nelson, punta, Nelson.
La situa qui è questa. Qualche lastra di ghiaccio, un fiumicello ghiacciato. Non c'è un metro e un po'. Non ci vediamo più dalla fame. Io veramente ho una gran fame, eh. Dopo andiamo a rifugio a mangiare. No. Pochi fronzoli. È chiuso. Come chiuso? È chiuso? Davvero? Ti dirò a mia sorella. Inga, Inga, è chiuso il rifugio? Ma la fuck? Let's go, guys. Non bagnatevi i piedi, che poi sono due ore di macchina, eh. Io sarò l'ultimo e sono il più sfigato, perché non ci sarà più il ponte di ghiaccio. Cesare, ma hai rotto il ponte, io come passo? Tonno, vorrei un doppio carpiato. Salto, salto, salto. Però guarda che non pesate uguale, quindi. E lui se la ride. Con l'asta. Ma bravissimo, ti ha giudicato. E tutti noi. Lì c'è il rifugio, il problema è che per arrivarci c'è una parete completamente verticale praticamente. Fiume scammati. E parete in verticale. La percepite? La fatica che stanno facendo a salire. Mai prendere scorciatoie nella vita. No. Succede questo. Sì, perché abbiamo tagliato per arrivare prima al rifugio e ci stiamo pentendo. Sì. Ehi, qual è un altro consiglio utile? Dimmi. Divano e Netflix. Ciao. Merda. Com'è Cesi? Fattibile? Ok, ragazzi, siamo fottuti. Ce l'abbiamo fatta, eh? Sono stato bravo, vero? Non mi risponde neanche. Stato? Bravo. Sì, infatti stavo filmando sperando che cadessi e ti facessi male, scusami. Invece niente, posso filmare il tonno però. Padron tonno, forza e coraggio. Però che sembra Sam. Sì, 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 di brutto, infatti mi è venuto in mente per quello. Addirittura il tonno neanche ha quattro zampe. Sono come bastone. Un vero pastore. Dov'è la capra, tonno? Non cantare vittoria. Ah, ma sei senza ciaspole? Eh sì, è stata la morta. Ah, 4 di pomeriggio. Siamo arrivati al rifugio. Ancora da pranzare. Che ore sono? 3. 3. Sei contento che ce l'abbiamo fatta? Sì, 3. Io sì. Pensavo di morire. Pensavo fosse più faticoso in realtà. Ora ci scaldiamo un po'. Mangiamo e beviamo qualcosa. Che appunto dobbiamo ancora pranzare. Nelson, che bella acconciatura. Sì. Sembri. Oddio, sembri Neutron. Sì, Jimmy Neutron. Ma Jimmy Neutron. Non taglio più i capelli, infatti. Strabelli. Chissà, secondo me 2021 è un taglio che ci può stare. Secondo me è molto figo. Comunque, siamo in macchina. Ma ce l'abbiamo fatta. Ma perché siamo già in macchina? Oh. E non hanno visto del cibo. Ah, ma era vero. C'era una fila gigante di un'ora al rifugio dove dovevamo pranzare. Non erano già le 3. Niente. Non abbiamo mangiato niente. C'era Nelson incazzatissimo. Io sono venuto qua soltanto per andare a rifugio a farmi il birrino, la bistecca e del dolce. Nelson, come sempre, ti hanno scammato. Ma adesso troviamo un posto dove mangiare. Ma no, pensavo che tiriamo fino a Mer, il Mac ora. Guarda Cesarino. Ciao Inga. Ciao Inga, grazie per averci fatto da guida, grazie. Ciao Inga. Grazie per averci scammato come tuo fratello. Ho fame! Ho fame! Vegana. No, grazie. Consolazione di fine giornata con questa borraccia termoisolante piena di tè. Mi riscaldo un po'. Non è bollente, ma è ancora caldo. Dopo ore e ore. Ah, oh, sì. Doccino e poi pisolino. O forse solo pisolino. Grazie per aver guardato questo video. È sempre un piacere. Non siamo arrivati in cima, ma dai, ce l'abbiamo fatta. Lasciate un bel mi piace qui sotto, mi aiuta davvero tanto. Fate bravi.